È figlio dell'epoca in cui sono cresciuto, cioè io ho avuto l'avventura di nascere in un particolare momento storico, per cui io avevo 12 anni quando è uscito Love Me Do dei Beatles, no? Anzi avevo 10 anni quando è uscito Love Me Do dei Beatles. E quindi fu la prima musica pop a cui venni esposto. Subito dopo vennero anche in Italia, non so, Gian Pieretti, Il Vento dell'Est, nel senso che, e nel 65 la fondamentale scoperta dei Rolling Stones, dei Beatles, cioè dei Rolling Stones e del blues tramite i Rolling Stones, ma contemporaneamente erano anche gli anni in cui essere metà americano in Italia era difficile, perché erano gli anni in cui a Selma, in Alabama, i poliziotti del governatore Wallace incitavano i loro cani lupo contro i ragazzi neri che volevano entrare al liceo. Era difficile essere americani. I miei compagni delle medie italiani mi facevano giustamente il mazzo. Mi ricordo Ti dicevano, quando. sei americano. No, vedete, sei razzista, sei, cioè, era. Ecco. Cioè, gli italiani ovviamente allora, non essendoci quattro neri a Milano, suonavano tutti il sassofono. Ed erano tutti Rocky Robinson. Scherzo, comunque, veramente erano sette in tutto. Dicevano, noi non siamo razzisti, figurarsi, appena sono comparsi, ovviamente. Dicono, no, ne è uscito di tutto, no? Ovviamente noi arriviamo dopo e peggioriamo, non siamo come i giapponesi che arrivano dopo e migliorano, no? Noi arriviamo dopo e peggioriamo. E quindi questa cosa, il blues, non era solo una musica, era la musica di quella gente che stava lottando, capito? Dei raccoglitori di cotone del sud del Mississippi che vivevano in uno stato di semischiavitudine, di feudalesimo, e la lotta dei neri americani fu l'inizio di quello che noi chiamiamo poi il 68, che in realtà fu un ventennio che andò dagli anni 60 con Martin Luther King, diciamo, dall'elezione di Kennedy all'elezione di Reagan, no? Sì. Quando finì tutto, e della Thatcher in Inghilterra, dove veramente venne giù la serata. Boom! In Italia si inventarono gli anelli di piombo per farla piombare giù altrettanto velocemente. Anche qui la grande menzogna, tutti si ricordano gli anni 70 come anni di terrore, e non era affatto così, furono anni di grandissima creatività. Moro fu ucciso nel 79, se non sbaglio, 78. E sì, si affondò sempre con la morte di Demetrio nel 79, cioè in realtà la parte, gli anni di piombo cominciarono nel 77 al massimo, la parte come la dance iniziò nel, la disco che viene associata negli anni 70 iniziò alla fine, erano già la risaia degli anni 80, mentre il periodo dell'utopia furono gli anni 60 e gli anni 70, proprio quando si sognava di cambiare veramente il mondo. Ed è una cosa che sta tornando di colpo di moda, perché sta crollando l'ultima ideologia. Quel sogno fu ammazzato dalle ideologie contrapposte, no? Poi c'è chi fuggì in India. Basta pensare che Teofani degli Ari è tuttora Hare Krishna, cioè quando la gente mi viene a dire: ma come, dalla musica ribelle tu lo chiami Dio, la spiritualità, dico, guarda che siamo una generazione che ha proprio l'arco costituzionale della spiritualità, ha vissuto tutto, capito? E quindi uno era un periodo veramente incredibile che fu in un certo senso ucciso dall'ideologia. Adesso sta crollando anche l'ultima ideologia, che è il liberismo, che sta dimostrando tutte le sue La finanza di falle. carta. Sì, ma anche la globalizzazione doveva, in effetti, ma anche nella testa degli economisti e di tutti, aveva altre finalità: il benessere per tutti, non l'impoverimento di pochissimi, di tantissimi a favore di pochissimi. Nessuno si immaginava l'impoverimento media che sta avvenendo. E quindi
Adesso credo che ci sia bisogno di tornare a quel momento prima che arrivassero tutte le ideologie di morte, che comparissero le P38. Che... Ma senti, ma una volta, ricordo male, ti hanno sparato sul palco. Sì, hanno sparato. Mi hanno mancato. Eh beh, sì. Questo... è una cosa. Quando Padova era... Stiamo parlando, dunque, suonavo già con i Crisalidi, poteva essere il 78, il 79, non so. Mi ricordo che c'era, aspetta, non era Petruccioli, era il ministro degli esteri del... No, il ministro del... Pecchioli, il ministro dell'interno del PC, che parlava quel giorno per cui l'autonomia a Padova fece di tutti i colori, e la sera c'era il mio concerto, ed era... Questo concerto era su degli specie di spalti, no? Le mura della città, credo forse. E il festival si faceva in alto sulle mura, no? Su questa specie di bastione, e da fuori c'era la guerra civile, proprio, no? Celerini, autonomi. A un certo punto sento tre colpi di rullante fuori tempo in musica ribelle, mi volto verso il batterista Mauro Spina, dico, e lui bianco come quella lampada, un cencio proprio. Io guardo dietro di me, c'è la classica U del Festival dell'Unità, no? Così, siccome io patisco il caldo e non mi piace avere le luci addosso da vicino, avevo degli spot da lontano che mi illuminavano e mi facevano il classico cerchio intorno, tipo circo, no? E praticamente c'era questo spot, questo cerchio di luce, la U, la mia ombra e vicino alla mia testa uno, due, tre colpi di pistola. Anche io mi avvicino al microfono e dico, compagni scusate, ma non mi sembra il caso di morire per quattro canzoni. Anche quelli dentro si sono incazzati, si sono messi a tirarmi i sassi. Cioè, più concreti. Diciamo chissà, hanno processato sul palco, sì, dai, il processo di caldo fatto, cioè, a Ballanzasca gliene hanno fatti due di processi, cioè, me ne hanno fatti, perché tu sei venduto al sistema, sì, perché ero imperialista, cioè. Servo della CIA perché sei americano, nazista perché era la mamma, tu hai proprio tu che non dava in forza sulla... Senti, una cosa si è bella. No, adesso non la fa. Non la fa.